Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli che escono in sala. Meglio poro che mai sono riuscito a vedere al cinema il film di Super Mario Bros. E in questo video ricchissimo ne discuteremo assieme. E c'è tantissimo da dire sul ritorno in sala della mascotte Nintendo, sia per quanto riguarda il film in sé, sia per quanto riguarda invece il futuro del brand. Quindi questo video informale prendetelo un po' come una recensione e un po' come una chiacchierata tra appassionati su uno degli eventi cinematografici dell'anno. Proprio per questo il video sarà diviso in due parti distinte. La prima dedicata a una discussione generale sul film. La seconda invece conterrà delle considerazioni un po' più specifiche su alcuni elementi che mi hanno particolarmente impressionato sia in positivo che in negativo. Quindi, se non volete spoiler, prima guardatevi il film e poi recuperatevi la seconda parte di questo video. Comunque sotto in descrizione trovate i timestamp con tutte le parti segnalate, quindi non c'è nessun rischio. E in conclusione di questa lunghissima intro, sì, non ci saranno immagini del film perché non posso rischiare dei copyright strike da parte di Universal e o Nintendo, e quindi vi dovete accontentare del mio bel faccione e di qualche gameplay a caso. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale se siete nuovi, se invece non siete nuovi iscrivetevi lo stesso, e se siete già iscritti cancellate l'iscrizione e iscrivetevi di nuovo, così da mettervi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate tantissimi links, tutti da cliccare, cliccateli, e niente, ho detto tutto, giuro, iniziamo! Forse non tutti sanno che sono un grande appassionato di cinema, magari lo si intuisce dai poster che ogni tanto appaiono come sfondo dei miei video, però mi sono avvicinato al mondo del montaggio qui su YouTube studiando critica cinematografica in una scuola privata di Roma e poi appassionandomi appunto al mondo del montaggio video. Quindi conosco un po' come funzionano le dinamiche della critica cinematografica e secondo me uno degli aspetti più interessanti in assoluto di tutta quanta l'operazione Super Mario Bros. Movie, il film, è proprio lo scollamento totale che c'è stato tra il giudizio della critica e invece la ricezione del pubblico. Un fattore che mette in evidenza tutti i punti di forza del film, ma anche tutti i suoi evidenti limiti. Infatti nella stampa specializzata sono stati in pochi ad apprezzare il film di Mario. Prendete Rotten Tomatoes, un sito che aggrega le recensioni un po' come accade con Metacritic, ma che esprime un voto finale in percentuale. Questo indica a quante persone è piaciuto il film, non andando a prendere il voto finale, ma basandosi unicamente su una promozione o una bocciatura. Se prendiamo quindi la media della critica, il 56% è un risultato atroce. Praticamente un critico su due a livello internazionale ha bocciato il film di Super Mario, mentre il pubblico è entusiasta. Sempre su Rotten Tomatoes la percentuale di gradimento è del 96%, e se prendiamo i primi dati del botteghino abbiamo tra le mani un film da record. Super Mario ha battuto Frozen 2, portando a casa il weekend di apertura più di successo di sempre per un film animato. Stiamo parlando di numeri da capogiro e di un entusiasmo che non sembra trovare alcun tipo di riscontro nel mondo della critica. Ma com'è possibile una situazione del genere? Beh, questo in realtà è semplicissimo da scoprire. Io, ad esempio, il film l'ho adorato, ma è evidente che abbia dei difetti giganteschi e che sia indirizzato principalmente a un target che sono solo i fan del brand Nintendo. Ma a questo punto vi giro una domanda: ha veramente senso indicare questa produzione come rivolta esclusivamente a un pubblico di nicchia da ammaliare con del fanservice? Mi sembra veramente che la critica cinematografica viva in un mondo a parte e non si renda conto che non siamo più negli anni 90, dove il senso di un adattamento cinematografico del genere sarebbe stato quello di far conoscere al grande pubblico un'icona nascente dei videogiochi. Ad esempio, Sara Michelle Fetters di moviefreak.com scrive: "I bambini probabilmente si divertiranno come non mai guardando il film di Super Mario Bros, ma per gran parte degli adulti questo è un game over." Oppure passiamo in Italia, su Sentieri Selvaggi, rivista a cui sono affezionatissimo, viene scritto: "Un'operazione al contrario. Se spesso i film puntano a un pubblico più ampio piuttosto che ad uno più ristretto, il film d'animazione di Howard e Michael Jelenic si rivolge a chi ama l'universo Nintendo." Ma sono finiti da un pezzo i tempi in cui questa prospettiva poteva essere valida, ed è da più di un decennio ormai che l'industria cinematografica arranca
franca ed insegue quella videoludica, sia in termini di risultati economici che di rilevanza culturale. Icone pop e transmediali come Pokémon e Mario nascono dal mondo dei videogiochi e trovano nel cinema solo un'appendice che ne conferma la loro incredibile potenza iconografica. Smettiamola di pensare ai videogiochi come intrattenimento per bambini e annulliamo l'equazione Nintendo uguale ragazzini. Non è più così, eppure da un pezzo. E il film di Super Mario è effettivamente un esperimento bizzarro. Illumination e Shigeru Miyamoto, rappresentante di Nintendo, hanno concepito un film che non tocca neanche di striscio le regole grammaticali della narrativa cinematografica e piuttosto hanno scelto di proporre, più che una trasposizione cinematografica, un videogioco non interattivo. Nel film di Super Mario è tutto fermo a livello superficiale dell'esperienza giocosa, di un universo narrativo che ormai abbiamo introiettato in quasi 40 anni di platforming puro. Se provate un attimo ad uscire dalla prospettiva del fan, il mondo di Super Mario non ha alcun tipo di coerenza interna ed è fatto di simboli, icone ed estetiche completamente sconnessi tra di loro. Tutto questo melting pot di suggestioni ha trovato la sua coerenza solo attraverso l'evoluzione del medium videoludico e nella capacità di tutti i programmatori e designer Nintendo che si sono succeduti nel corso degli anni nel far sì che esperienze radicalmente diverse tra di loro trovassero un'identità immediatamente riconoscibile. Come fate a spiegare a chi è completamente a digiuno di videogiochi che Super Mario Land, Super Mario 64 e Super Mario Odyssey sono la stessa identica cosa ma declinata sotto prospettive diverse? C'è l'idea del salto, i tratti distintivi di Mario e dei suoi nemici, le musiche di Koji Kondo e un'infinità di dettagli più o meno evidenti che creano un prodotto finito capace di accogliere un'infinità di suggestioni diverse. E guardare il film di Super Mario è stato proprio questo: giocare il primo livello del primo mondo di un platform appena uscito ma che già conosciamo a menadito. Anzi, per risultare ancora più moderni, è stato come guardare qualcun altro giocare. Ma è evidente che questa volta Miyamoto e Nintendo erano coinvolti in prima linea nel progetto e non vi nascondo che mi ha proprio scaldato il cuore vedere alcuni nomi della grande N comparire nei titoli di coda. Come a suo tempo, nel 1993, il film con protagonista Bob Hoskins fu rivoluzionario a modo suo, proponendo per la prima volta sul grande schermo l'adattamento live action di un videogioco. Così, a suo modo, anche questo Super Mario Bros. È un titolo innovativo nel suo rifiuto cinematografico e nel suo orgoglioso ostentare l'impianto videoludico, e penso che si tratti di una strada scelta proprio guardando il fallimento dei primi anni 90 e decidendo di andare in direzione diametralmente opposta. Se l'intenzione era quella di rivolgersi a un pubblico maturo, creando tutta una sovrastruttura narrativa ed estetica che non solo si allontanava dal materiale originale, ma in più creava un blob filmico ancora più indecifrabile, tanto vale a questo punto giocare in casa e rimanere fedeli quanto più possibile al videogioco. E ve lo dico, sto leggendo dei commenti assurdi, esagerati, sia in una direzione che nell'altra. C'è chi ha detestato così tanto il film appena uscito da andare a rivalutare la pellicola del 93, chiedendo giustizia per Bob Hoskins. E chi invece parla del film di oggi come un capolavoro della storia del cinema, un film perfetto. Assolutamente no, in tutti e due i casi. La critica più feroce è quella che indica il film come uno spot pubblicitario di 90 minuti senza anima, un trailer allungato all'infinito pensato per vendere i videogiochi tramite una buffata di fanservice, un fattore che renderebbe moralmente superiore il film del 93. Una critica per me assurda che lascia il tempo che trova e che presuppone un degrado dell'industria dove ormai non si fanno più film col cuore ma solo spot pubblicitari. A chi presenta una visione così pessimistica, lo invito innanzitutto a riguardare il film del 93, a cui anche io sono affezionatissimo, ma che insomma, dai su, e poi a estendere l'interesse anche al piccolo grande mago dei videogames. Quelli erano spottoni malcelati che offendevano l'intelligenza dei più piccoli, ma che comunque sono riusciti, non si sa bene come, a lasciare un segno nei giovanissimi dell'epoca. Dall'altra, ragazzi, non si tratta di un film perfetto. È inutile che vi stia a dire quanto abbia adorato il citazionismo, tutti gli easter egg, e di quanto regia e montaggio siano stati competenti
lenti nel confezionare il film. Da una parte abbiamo 90 minuti che scorrono senza un calo di ritmo, con scene piene di trovate visive intriganti, sia nella messa in scena che nella regia delle sequenze action, e dall'altra anche una convincente reinterpretazione delle sezioni platform in 2D che non smettono mai di ricordare allo spettatore che sta guardando un videogioco e non un film. E poi per me, graficamente, esteticamente, la produzione è impressionante e sono riusciti nell'arduo compito di infilare 40 anni di suggestioni visive e sonore, ma dell'audio parleremo meglio nella parte spoiler, in meno di 2 ore di film, perdendosi veramente poco per strada. Insomma, non solo il film è visivamente impressionante, ma tra la Brooklyn reale e il regno dei funghi è stato anche scelto bene cosa mostrare e cosa lasciare in sospeso per future visioni. Rimane però la sensazione di trovarsi di fronte a un livello 1-1, un gioco che si esaurisce alla fine del tutorial. Capisco perfettamente l'irritazione di chi non ha gradito il film, per le scelte totalmente illogiche dei personaggi, per la mancata caratterizzazione e contestualizzazione dei protagonisti e del loro background. E fino ad ora non vi ho parlato della trama perché non c'è nessuna trama, se non una scusa per continuare ad andare avanti fino alla fine del livello. E tutte quelle volte in cui si inizia ad accennare un possibile approfondimento, sia il passato di Peach o le motivazioni dietro alle azioni di Bowser, tutto si risolve in un nulla di fatto che nelle migliori delle occasioni è un teasing per quello che verrà in futuro. Non sono quindi d'accordo con la risposta del fan tipo che risponde alle critiche con un lapidario: è un film su Mario, che cosa vi aspettavate? Io non pretendo nulla di più. Ma anzi, sono convinto che si debba pretendere sempre di più e tutti i nervi scoperti del film lasciano spazio ad ampi margini di miglioramento. Per esempio, il fatto che si sia scelto di omaggiare lo show dei primi anni 90 con lo spot pubblicitario del duo di idraulici rimanda effettivamente a un tipo di costruzione narrativa che ricorda più una serie televisiva o la narrazione episodica dei cartoni animati, una microstoria che inizia e si risolve nell'arco di una puntata, che non aggiunge nulla o ben poco ai rapporti tra personaggi e che può essere vista senza un preciso ordine tra un episodio e l'altro di una stagione. Nessuno si deve offendere se il film viene definito come scialbo, e il fatto che ci siano ampi margini di miglioramento non significa che comunque non sia una pellicola in grado di coinvolgere ed emozionare. Per esempio, vi dico questa cosa prima di entrare nella parte spoiler: a me il film ha sorpreso perché non me lo aspettavo assolutamente, ma non è un film su Super Mario, ma una pellicola che ragiona su quel Bros nel titolo e che pone al centro di tutto il rapporto tra i due fratelli e l'importanza del legame di sangue. Questo taglio mi ha colto alla sprovvista e mi ha sinceramente emozionato, e sono felicissimo che il cast, per quanto ristretto, non sia stato oscurato da Mario in quanto protagonista assoluto. Certo, tutti dovevano essere sviluppati in modo migliore, ma alla base di tutto c'è l'idea di un multigiocatore che non vede Luigi come una semplice reskin di Mario o Peach come la principessa da salvare, ma sono tutti coprotagonisti della stessa avventura. Insomma, riassumiamo questa prima parte. Non si tratta di un film perfetto in assoluto, ma volendo può essere il film perfetto per i fan. Ma a questo punto non ha senso dire solo per i fan, visto che non stiamo parlando né di una categoria in via di estinzione né di una nicchia specifica attiva solo negli angoli più oscuri di internet. Super Mario è un fenomeno che ha fatto da collante tra diverse generazioni, è un'icona pop moderna e questo film ne è una celebrazione sfacciata, senza alcuna pretesa autoriale, che coinvolge tanto il quarantenne cresciuto spaccando i controller NES dalla frustrazione, i trentenni che ancora stanno raccogliendo da terra la mascella dopo aver avviato per la prima volta Super Mario 64, i ventenni che si sbracciavano su Galaxy e New Super Mario Bros. E anche tutti i giovanissimi che con 3D World e Odyssey hanno scoperto un mondo che ora ritrovano al cinema. 0,99, questa è la Nintendo Difference. E ora passiamo agli spoiler. Il citazionismo è pazzesco e mi piace tantissimo il fatto che questo film si inserisca perfettamente nel progetto di Nintendo di espandere i confini delle proprie IP anche al di fuori del mondo dei videogiochi. La presenza massiccia dei Kong accompagnerà l'espansione del parco divertimenti della Universal, ma dopo aver visto il film mi è proprio rimasta l'idea che
Odyssey fosse una preparazione a questo film e che New Dunk City sia stata creata proprio per introdurre alla New York apparsa nelle sale cinematografiche qualche anno dopo. Se devo pensare però al futuro della serie di Mario, il film, per me, senza ombra di dubbio, spalanca le porte a un nuovo Mario in 2D e sono numerose le sequenze che potrebbero essere trasportate senza alcuno sforzo in un contesto videoludico bidimensionale, magari creando dei livelli con un tipo di multiplayer simile a quanto visto nella pellicola. Un gioco a scorrimento orizzontale, ma con diversi piani di azione dove ogni giocatore occupa una porzione specifica dello schermo. Si parla poi tanto di un ipotetico ritorno di Donkey Kong anche nel mondo dei videogiochi e l'aver messo lì Diddy e Dixie Kong fa proprio sperare in un nuovo Country. Ti prego Nintendo, fallo! E poi, magari sono io che sono entrato nel tunnel del complottismo, ma la scelta di far giocare Mario a Kid Icarus non può essere casuale, soprattutto dopo quei rumor messi in circolo da Masahiro Sakurai in persona. E poi, dai, quel poster di F-Zero, il poster di F-Zero nel finale della cameretta di Mario, dai, non può essere un caso. Nintendo gioca a tutto spiano con le aspettative dei giocatori e questo è un colpo bassissimo. Insomma sì, il film è intriso di fanservice, ma ci sono almeno tre livelli differenti di citazionismo. C'è quello palese, alla storia più o meno recente, che accoglie diversi gradi di complessità, come ad esempio Bowser vestito da sposo o tutti i riferimenti a Punch-Out e Wrecking Crew. Poi ci sono i riferimenti un po' più opachi. Ad esempio io sulla Rainbow Road ci ho visto tanto, ma tanto, Mario Kart Double Dash, seppur non ci sia alcuna intenzione esplicita di omaggiare direttamente l'episodio per GameCube. E poi c'è il teasing, il voler giocare con le aspettative dei fan, disseminando numerose scene con indizi, molti dei quali non porteranno da nessuna parte, altri che invece ci stanno già mostrando un pezzo di futuro. Sotto questo punto di vista promuovo appieno il fanservice in tutte le sue declinazioni, anzi vi dirò di più, è il prodotto che esattamente mi aspettavo da una Nintendo impegnata a creare un vero ecosistema transmediale, e comunque sta parola è orrenda, che riesce a traghettare perfettamente i giocatori al cinema. E mi lascia molto curioso di scoprire in che altri modi la grande N barcherà i confini della console. Ma continuando a parlare di citazionismo, la parte più convincente di tutte è ovviamente il comparto musicale. Sentire le melodie di Koji Kondo riadattate in modo così efficace è stato un vero colpo al cuore. Non solo sono state integrate molto bene all'interno della narrativa, ma in più i remix sono pazzeschi e seguono in modo incredibile il cambio di ritmo delle azioni, molto spesso suggerendo con largo anticipo quello che arriverà di lì a poco. Per questo non comprendo proprio l'utilizzo di musica su licenza. Con tutte le tracce iconiche che si sarebbero potute riutilizzare, ho trovato i momenti musicali con Take On Me o Thunderstruck veramente fuori luogo e gratuiti. Io non voglio gli AC/DC in un film di Mario, voglio altre citazioni assurde come quella al DK Rap. Che mossa assurda è stata averlo inserito. Veramente sono queste le piccole cose che mi rendono felicissimo. Ma a questo punto parlerei dell'unica cosa che mi ha lasciato veramente interdetto. Purtroppo il film perde gran parte del suo senso con la traduzione italiana. Il cameo di Charles Martinet si perde completamente nonostante sia lui stesso a recitare in italiano e venga citato poi nei primi titoli di coda. Nella versione originale ha senso perché nello spot i due fratelli esagerano l'accento italo-americano facendosi ai versi di Martinet. Si chiedono poi se quel tipo di recitazione sia stata eccessiva e al che risponde l'attore stesso, che in persona è il padre di Mario, con un no no è perfetto così. Uno scambio geniale che in apertura del film, in due sole battute, risolve in modo convincente il passaggio generazionale tra Martinet e Pratt e allo stesso modo permette a Mario di parlare come una persona normale e non come un protagonista di un videogioco, senza dover scadere nel macchiettistico o nell'insopportabile. In italiano tutto questo si perde e in più si crea molta confusione con l'accento di Martinet, che dovrebbe essere il corrispettivo, trasposto nella nostra lingua, di un italo-americano che parla con un marcato accento in inglese. Ma nella nostra versione parla in un modo così strano che all'inizio non avevo neanche capito che fosse lo stesso Martinet a prestare la voce anche nella versione italiana, e che poi porta alla scelta abbastanza infelice di mettere nei primi titoli di coda, quelli dove in originale, immagino, venisse presentato tutto il cast, solo il nome di Santa Maria e di Martinet, intervallati da una serie di schede animate senza alcun riconoscimento.
visto che avevano gli asset per sostituire le scritte originali senza bisogno di sottotitolare, cosa che si vede in molte scritte del film, è un vero mistero il perché non sia stato inserito tutto il cast italiano. E poi mi dispiace per il nostro doppiatore, ma che senso ha tradurre la canzone di Bowser? Il cattivo è proprio ritagliato su Jack Black, tanto che mi domando se il Bowser filmico sia stato scritto con in mente l'attore americano. E vi dirò, in alcuni momenti mi è sembrato di vedere anche troppo Black e poco Bowser. In ogni caso, io, quantomeno, gli inserti musicali li avrei lasciati in lingua originale. Una performance così specifica come quella di Jack Black, se tradotta, perde tutto, anche di senso. A parte questi difetti, per me il resto è perfetto nella sua semplicità. C'è tanto margine di miglioramento, ma il ritorno, anzi il vero approdo di Mario al cinema, per me è promosso a pieni voti. Sul serio, mi sono proprio emozionato in più di un punto nella visione, un po' perché sono un nostalgico patologico e un po' perché Nintendo è Nintendo. E non vedo l'ora di rivedere il film in lingua originale. Però a questo punto voglio sapere cosa ne pensate voi, vi aspetto nei commenti, perché secondo me ho lanciato parecchi input diversi e molti di questi faranno discutere, e proprio per questo voglio sapere qual è il vostro punto di vista su questo film, che sono sicuro mi sarà piaciuto tantissimo, ma mi raccomando, rispettate i pareri di tutti quanti, vi leggo uno ad uno e non fate gli antipatici, non siate cattivi, discutiamo ma in modo sano. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Vi auguro ancora buone feste, non so quando guarderete questo video. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Sarà un giorno di festa? Sarà un giorno feriale? Chissà. Voi mi raccomando, nel frattempo fate i bravi, riposatevi mangiando tanto, ma soprattutto dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono Poro Mario, Michele del film, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Pam pam pam.